Thank you. Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi, vi vogliamo far vedere come realizzare questo bellissimo aumento decorativo. Qui abbiamo preparato già un eh, esempio per farvi capire di che cosa si tratterà e che cosa andremo insieme a realizzare in questo video. Come vedete, è un aumento direzionale. Per far vedere meglio la decorazione abbiamo applicato il rasato diritto e qui in mezzo abbiamo appunto il nostro punto di riferimento che fa un bellissimo decoro, vedete come se si stessero intracciando, sui fianchi ci sono dei forellini e appunto qui i nostri aumenti direzionali a sinistra e a destra. Quindi ora insieme partiamo, avremo bisogno dei um, um, ferri, avremo bisogno del filato e possiamo iniziare. Possiamo partire con il nostro avvio e andiamo ad avviare 14 maglie. Eccoci qua, abbiamo avviato le nostre maglie. Per l'avvio potete scegliere l'avvio che preferite, noi abbiamo usato quella alla nordica, qui sopra o sotto anche leggo il link che potete consultare se dovete o volete vedere alcuni dei metodi in cui si possono avviare le maglie. Ora possiamo partire con la nostra elaborazione e il prossimo passaggio consiste nell'andare a fare 6 ferri con elaborazione a legaccio. avete bisogno di vedere passo per passo come si realizza il motivo a legaccio perché siete ai primi passi della lavorazione a maglia come sempre potete trovare il link ehm, qui sotto che potete consultare ci vediamo quando abbiamo realizzato sei ferri con la lavorazione a legaccio per vedere il passaggio successivo eccoci qua Abbiamo fatto i nostri sei ferri mantenendo il punto legaccio. Poi abbiamo evidenziato sei male centrali che sono il nostro punto di riferimento del nostro, del nostro aumento decorativo. Partiamo subito con la base. Andiamo a lavorare le prime quattro maglie a diritto. Noi la male di vivaglio la facciamo passare e poi procediamo con elaborazione a diritto normalissima 2 3 e 4 quando arriviamo prima del marco punto andiamo a fare un gettato ecco andiamo a spostare il nostro marco punto e ora andiamo a lavorare 6 maglie che sono il nostro punto di riferimento sempre a diritto uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Dopo aver fatto 6 maglie, andiamo a fare un altro gettato, perché questi sono aumenti direzionali a sinistra e a destra, quindi avremo i nostri forellini da entrambi i lati dal nostro punto di riferimento. Ora concludiamo il ferro con la lavorazione a diritto di nostre rimanenti maglie. 1 2 3 e Partiamo con il nostro ferro di ritorno e lo andremo a fare tutte le maglie a rovescio. Anche il nostro gettato va elaborato a rovescio come una maglia normalissima. qua abbiamo fatto i primi due ferri del nostro uh, aumento decorativo partiamo con il terzo ferro ora va fatta praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto per il primo ferro andiamo a lavorare le maglie a diritto per, però vedrete che ora ne avremo prima di marco punti 5 perché c'è anche il nostro aumento quindi Cinque maglie li andiamo a lavorare a diritto. Noi, la maglia di vivaldo, la facciamo passare quindi sono due, tre, quattro e cinque. Vedete, che ci ritroviamo. In punto in cui abbiamo i marco punti e dovremo partire con il punto di riferimento prima di partire andiamo a fare un gettato che ci permette appunto creare i nostri forellini spostiamo il nostro marco punti e procediamo per le 6 maglie che sono in mezzo tutti a diritto come vedete la maglia di le maglie di riferimento sono sempre 6 le maglie che aumenteranno sono, saranno quelli. Prima di marco punto come avete visto siamo partiti con 4 poi sono 5 poi sono ogni volta una maglia in più su ogni lato quindi facciamo tutte le maglie qui in mezzo a diritto arriviamo che abbiamo fatto le nostre sei maglie di riferimento Spostiamo il nostro marco punto e facciamo il nostro gettato che è anche la nostra maglia di aumento, anche la maglia che ci dà quell'effetto trafolato, la maglia lunga che si realizza. E concludiamo con il ferro lavorando tutte le maglie a diritto. Partiamo con il nostro ferro numero 4. Andiamo a lavorare le prime maglie tutte a rovescio. La maglia di vivale, noi la facciamo passare e successive maglie le lavoriamo a rovescio: 2-3-4-5-6. Anche quello digitato abbiamo lavorato come fosse una maglia normale a rovescio eccoci qua, ora come il nostro punto di riferimento abbiamo sempre le nostre 6 maglie che ci servono anche per il secondo passaggio del nostro, del nostro aumento decorativo il prossimo passaggio consisterà nel andare far passare il ferro di destra dentro alla maglia, la prima maglia normalmente si sta lavorando, quindi facciamo passare ci fermiamo in questo punto poi con la mano di sinistra andiamo a prendere il nostro filato e fare due giri intorno al ferro di destra. Quindi andiamo a fare questi due gettati uno dietro l'altro, uno e... Due. vedete abbiamo fatto due gettati come se avessimo fatto questi due gettati senza lavorare solo ora dopo aver fatto due gettati andiamo a fare la lavorazione a rovescio quindi andiamo a creare la maglia vedete e si crea la maglia con questi gettati fatti da noi la successiva maglia, la seconda di nostre sei maglie di riferimento, va elaborata sempre nello stesso identico modo. Andiamo, entriamo dentro la maglia, ci fermiamo qui, facciamo girare il filo due volte, uno, due, intorno al nostro ferro e solo dopo facciamo la nostra elaborazione a rovescio. Ed ecco abbiamo elaborato anche la seconda maglia. Così, noi questo lavoro lo dobbiamo fare a, per altre quattro maglie, quindi anche la quarta, la, faccia, la terza, la facciamo sempre insieme. Facciamo passare, il, entrare, scusate, il nostro ferro in mano di destra dentro la maglia, andiamo con la mano di sinistra a aiutarci a realizzare i gitati girare intorno al nostro ferro di destra due volte, uno, e due. E poi solo ora lavoriamo la nostra maglia ecco qua vedete stessa cosa facciamo entriamo con il nostro ferro in mano di destra andiamo a fare dei giri intorno al ferro di ferro destro con la mano di sinistra ci aiutiamo e creiamo uno e due solo ora e lavoriamo la nostra maglia a rovescio. Stessa cosa per ultime due maglie rimanenti. Entriamo dentro, facciamo girare 1 2 e lavoriamo la maglia. Stessa cosa anche con ultima. Facciamo stessa cosa, 1 2 e lavoriamo è davvero facilissimo è più facile far vedere che spiegare spostiamo il nostro marco punti e ora concludiamo il nostro ferro con la lavorazione a rovesci delle rimanente maglie e questo è il nostro ferro numero 4 eccoci qua Partiamo con il nostro ferro numero 5 e andiamo a fare il passaggio successivo. Le prime maglie le andiamo a lavorare a diritto, quindi le manteniamo a diritto. La male di vivale noi la facciamo passare e poi 2 3 4 5 6. Ora qui ci ritroviamo prima di Marco Punti. Li possiamo tirare via che per ora non ci serve. Partiamo con le nostre sei maglie di riferimento. Sono quelle maglie che abbiamo realizzato con il doppio gettato. Cosa dobbiamo fare? Andare a agganciare la prima di due. La prendiamo, la agganciamo e la tiriamo. Facendo così realizziamo le maglie lunghe vedete la prima. Quindi da due che vedete che sono due: ne esce fuori una. Andiamo a agganciare la prima e la tiriamo senza di lavorare semplicemente spostando sul ferro di destra. Andiamo agganciamo e tiriamo, agganciamo e tiriamo, e abbiamo queste maglie lunghe che si creano. E sono esattamente 6 maglie di riferimento che portiamo avanti ancora dall'inizio del nostro eh, aumento decorativo ora noi dobbiamo accavalcare ultime tre maglie lunghe con prime 3 maglie lunghe quindi andiamo a fare questa cavalcata multipla diciamo perché andiamo a prendere prime tre maglie e passiamo sopra le eh, ultime tre e rimaniamo così non chiudiamo non facciamo cadere le, le maglie ma torniamo a rispostare le maglie appena eh, cavalcate di nuovo sul ferro di sinistra e teniamo con il dito vedete così ci aiutiamo con le dittina a tenere divisi le tre maglie cavalcate con quelle che abbiamo accavalcato prima Ora andiamo a fare un gettato normalissimo, come abbiamo sempre fatto, e andiamo a lavorare le prime tre maglie lunghe a diritto. 1 2 e 3, come se fossero tre maglie normalissime, vedete? Ora andiamo a fare stessa cosa con queste tre altre tre mali lunghe che abbiamo fatto prima a cavalcata, quindi le andiamo a lavorare a diritto. 1, 2, 3, abbiamo lavorato le nostre sei mali di riferimento. Subito dopo andiamo a fare un altro gettetto che sono i nostri forrellini che ci accompagnano il nostro motivo decorativo e concludiamo il nostro ferro con lavorazione a diritto normalissima. Ora partiamo con il sesto ferro che lo andiamo a fare a rovescio quindi tutte le maglie a rovescio anche il gettato Qui abbiamo fatto anche il sesto ferro, che è l'ultimo ferro del motivo del blocco del motivo. Come vedete, abbiamo sempre il punto di riferimento: le nostre sei maglie, con quale appunto andiamo a realizzare il nostro motivo, praticamente tutto il decoro di corazione va realizzato prendendole come il punto di riferimento, e sui fianchi, da entrambi i lati, abbiamo le maglie che vanno pian piano a crescere nel loro numero. Ora partiamo come se partissimo da zero con il nostro primo ferro, quindi va elaborato tutto mantenendo il motivo così come si presenta. Quindi andiamo, la male di Vivale noi la facciamo passare e le male successive le andiamo a lavorare a diritto. Quando arriviamo alle nostre sei maglie di riferimento... Facciamo il nostro gettato che dà appunto la base dei nostri forellini. Le sei male successive che sono le nostre male di riferimento le andiamo a lavorare a diritto normalissimo. 5, 6. Ora andiamo a fare un altro gettato e concludiamo il nostro ferro con la lavorazione a diritto delle maglie ristanti. 2 3 4 5 6 e come vedete sono 7, perché arrivare al secondo blocco abbiamo fatto i nostri aumenti. Ora il nostro ferro di ritorno, secondo ferro di ritorno del nostro motivo, va lavorato tutto a rovescio. Anche le maglie che abbiamo prima realizzato con il gettato vanno lavorato a rovescio come se fosse una maglia normalissima. Ed ora il terzo ferro va realizzato come il primo, vanno elaborate mantenendo il motivo e prima delle nostre sei mali di riferimento va fatto un gettato. Ecco qui, facciamo il nostro gettato, facciamo le nostre sei mali di riferimento a diritto, Il secondo gettato e concludiamo il ferro con le maglie lavorate a diritto eccoci qua partiamo con il nostro quarto ferro che andiamo a realizzare le nostre maglie lunghe quindi andiamo a lavorare le prime maglie mantenendo il nostro motivo a rovescio qua facciamo anche il nostro gettato a rovescio e ora ci ritroviamo di nuovo che abbiamo le nostre sei maglie successive sono quelle sei maglie di riferimento che ci serviranno anche per realizzare le nostre maglie lunghe e le andremo scusate le andremo a realizzare nello stesso modo come abbiamo fatto prima facciamo passare il nostro ferro dentro alla maglia e andiamo a fare dei gettati a far girare intorno al ferro due volte il nostro filato, e solo dopo lavoriamo la maglia normalmente a rovescio. E così lo dobbiamo fare per tutte le maglie di riferimento. Facciamo passare, gettato 1, 2, e la lavoriamo a rovescio normale, stessa cosa, terza maglia, facciamo passare, 1, 2, e lavorazione normale, Stessa cosa, 1, 2 e lavoriamo normalmente a rovescio. Ed eccoci qua concludiamo abbiamo concluso il ferro mantenendo il nostro motivo rimanenti male dopo sei male di riferimento le abbiamo fatti a rovescio ora partiamo con il quinto ferro che consiste nell'andare a realizzare questo intreccio bellissimo delle maglie lunghe quindi andiamo le prime maglie le lavoriamo mantenendo il nostro motivo a diritto Eccoci qua, siamo arrivati al nostro punto di riferimento. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Andiamo a agganciare la prima di due e la tiriamo e realizziamo questa maglia lunga. Guardate, vedete che ci sono due? Noi prendiamo, agganciamo la prima e tiriamo. Prendiamo con il ferro di destra, agganciamo la prima e tiriamo. La prima della coppia, vedete? La agganciamo. E semplicemente tiriamo e realizziamo queste 6 maglie lunghe, sono sempre 6. Mi raccomando, non vi confondete perché il numero di riferimento sono sempre 6 maglie, anche quando diventano maglie lunghe sono sempre 6. Ora, dopo averli realizzati 6 maglie, andiamo a prendere agganciare le prime tre maglie lunghe e le facciamo a cavalcare ultime tre maglie appena spostate. Facciamo questo, questo accavalcamento delle maglie e ci fermiamo, non li facciamo cadere, ma andiamo a evidenziare, dividere le maglie appena usate per accavalcare le maglie. Vedete, li teniamo sul ferro di, di sinistra e andiamo a riprendere anche le successive tre maglie sempre sul ferro di sinistra. Vedete, non li, potete aiutarvi sempre con le dita per non farli confondere. Ora Andiamo a lavorare far, fare il nostro gettato perché questo è quello che ci permette di realizzare il forellino. Che proseguirà per tutto il nostro raglan. E ora le maglie lunghe le andiamo a lavorare normalmente a diritto: quindi andiamo a fare la prima a diritto normale, vedete, la seconda. La terza Andiamo su quelle che erano, che erano rimaste sul ferro di sinistra, la quarta e la lavoriamo a diritto, la quinta e la sesta. Eccole qua. Ora facciamo il nostro gettato e concludiamo. Il ferro lavorate tutte le maglie a diritto. Ora il nostro ferro numero 6 va lavorato tutto a rovescio. Anche le maglie che prima le abbiamo realizzato con il gettato vanno lavorate normalmente a rovescio. Ed eccoci qua. Dopo sei ferri, abbiamo concluso anche il secondo blocco del nostro motivo. Come vedete, dopo due blocchi abbiamo questo bellissimo decoro. Ora ne realizziamo altri due e vi facciamo vedere come si presenta con più blocchi. Ed eccoci qui, abbiamo realizzato non due ma solo uno perché come avete visto l'effetto sarebbe questo è con 4, 1, 2, 3, 4 e questo, due che abbiamo fatto insieme e l'ultimo che abbiamo realizzato da parte, da soli per farvi appunto vedere che bel effetto che si crea con questi aumenti. Questo è uno dei aumenti che potete comunque utilizzare per vari progetti. Speriamo che siamo riusciti a spiegare bene, passo per passo, se ci sono le domande non esitate a chiederci, siamo qui apposta per rispondervi e grazie che siete rimasti con noi, ci vediamo con un nuovo video tutorial. Grazie a tutti!